Sindaco, pochi minuti prima della proclamazione ufficiale, come si sente prima di tutto e soprattutto che emozione prova? Beh, io in genere riesco a dominare bene le emozioni, quindi anche in questo caso diciamo che sono perfettamente controllato e a mio agio, anche perché sono consapevole delle difficoltà che ci attendono. Ci siamo impegnati in una battaglia dura e sappiamo che i problemi della città sono veramente tanti, importanti, e che bisognerà lavorare molto per portarli a soluzione. Però io sono forte del consenso che tanti cittadini mi hanno dato, quindi lavorerò, darò il massimo, cercherò soprattutto di essere il sindaco di tutti, perché io vorrei provare a far venire meno quel clima di conflittualità che finora ha caratterizzato la nostra città e che sicuramente non le ha fatto bene. Senta, politicamente le si attribuisce in questo momento il sinonimo di anatra zoppa. Lei cosa risponde a questo e soprattutto... Ah vabbè, che devo rispondere? Diciamo che la definizione si attaglia bene, perché quando si è a capo di un'amministrazione ma si ha un numero inferiore ci si definisce così, quindi è una definizione che ben si attaglia alla situazione attuale. Ma io sono sereno perché confido, ripeto, nel senso di responsabilità. Oltretutto io cercherò di avviare con i partiti di opposizione un confronto costruttivo sui temi. Ripeto, le tematiche che abbiamo affrontato a partire dalla strada, dall'ambiente, dal cinema e dal teatro Mignone che va determinato, dalle palestre, sono tematiche che abbiamo affrontato insieme. Quindi i problemi che noi abbiamo evidenziato sono problemi comuni e sono problemi di tutta la città. Quindi io mi rifiuto di credere che in maniera strumentale e per spirito di fazione possa venire meno una collaborazione che invece sarebbe utilissima e fondamentale ai fini del progresso e del benessere cittadino.